Poverino, ma gli date da mangiare? Se possedete un Whippet, aspettatevi di sentire più volte questa domanda per strade. Molta gente è convinta che un cane, per essere felice, debba essere grassottello. La storia del Whippet come razza pura ha poco più di un secolo. Risale al momento in cui i minatori del nord dell'Inghilterra decisero di selezionare un cane capace di dare loro le stesse emozioni del già noto Greyhound, ma senza spendere le stesse cifre astronomiche che i signori dell'epoca potevano investire nelle corse di cani. È quindi probabile che i signori dell'epoca incrociassero i loro grey con il piccolo levriero italiano, allo scopo di ottenere cani di piccole dimensioni da tenere in casa. Questi mini grey vennero quindi incrociati con i terrier, ottenendo il Whippet, che venne riconosciuto nel 1890 dal Kennel Club di Londra. All'inizio gli estimatori erano pochi, perché si pensava a lui come a un levriero di serie B. L'etichetta di Greyhound dei poveri gli rimase attaccata molto a lungo. Col tempo però la razza cominciò ad attirare un gran numero di persone, al di là della ristretta cerchia degli scommettitori. E alla fine la simpatia, la dolcezza e la docilità del Whippet lo portarono ad essere una delle razze più conosciute e diffuse in tutto il mondo. Secondo lo standard, il Whippet deve dare l'impressione di un'equilibrata combinazione di potenza muscolare e di forza, unite all'eleganza e alla grazia delle linee. È un cane costruito per la velocità e il lavoro. Ogni forma di esagerazione deve essere evitata. Il temperamento è dolce, affettuoso, equilibrato. È un compagno ideale. Si adatta perfettamente all'ambiente familiare e sportivo. Il Whippet è un meraviglioso compagno di vita e intendiamo proprio compagno di ogni singolo momento della nostra vita. Essendo un cane a pelo raso, decisamente freddoloso, non possiamo neppure sognarci di costruirgli una bella cuccia in giardino e di relegarlo lì. Il Whippet deve vivere in casa, con la famiglia di cui farà parte a tutti gli effetti. Quindi avrà bisogno dei suoi spazi. Ci spiegherà molto chiaramente i suoi desideri e le sue esigenze. In qualche caso romperà un po' le scatole e richiederà un impegno costante. Prendere un Whippet è più vicino al concetto di adottare un bambino che a quello generico di tenere un cane. Lui trova naturalissimo sedere in poltrona, giacere sul divano, preferibilmente davanti a un caminetto, dormire nel letto con la testa sul cuscino. Se inorridite all'idea, non prendete un Whippet. Il Whippet diventa cane solo all'aria aperta. Allora sì che fa il matto, corre, gioca e arriva perfino a rotolarsi a pancia all'aria. Ma in casa dovrete considerarlo un aristocratico personaggio da lasciare tranquillo a riposare e meditare, almeno finché non sarà lui a chiedervi qualcosa di alternativo, a volte un gioco, più spesso un bocconcino o una passeggiata. Quando lo portate a passeggio, il Whippet è solitamente docile. È facile insegnargli a non tirare e anche a seguire il padrone senza guinzaglio, anche se è meglio liberarlo solo in condizioni di assoluta sicurezza e certamente non in mezzo al traffico. Può essere un buon cane da guardia, perlomeno quando è solo in casa. Sentendosi più uomo che cane, il Whippet trova normalissimo indossare abiti, specie nei mesi freddi. Con i bambini, il Whippet gioca solo finché è bambino anche lui. Da adulto diventa qualcosa di lontanissimo dalla classica idea del cane babysitter. Non è mai aggressivo o pericoloso, e se il bambino è molto piccolo e bisognoso di protezione, gliene dà senza riserve. Ma non si presterà mai a fare il giocattolo. Se non avete un bambino piccolo ma un ragazzino sui 10 anni, il discorso cambia. Il rapporto di un Whippet con un umano di questa età può essere molto piacevole, specie se si svolge tra corse sui prati e partite al pallone. Elegante, intelligente e sensibile, il Whippet è il cane dai mille volti. Atleta e pantofolaio, aristocratico e simpaticone, indipendente e coccolone. Lo si può amare nella sua veste di Formula 1 a quattro zampe o in quella di inveterato dormiglione. Una sola cosa è certa, il Whippet è un vero personaggio, da considerare e da trattare più come amico che come cane. Thank you.